Per le esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo, quest'oggi ci troviamo per la serie La Storia in uno dei negli ex magazzini dove sono stati custoditi a lungo tempo, per lungo tempo, grosse quantità di materiale informatico. Li abbiamo gestiti con amore per degli anni, poi alla fine abbiamo dovuto lasciar perdere perché purtroppo, come sempre, questo è un consiglio ai nostri burocrati, quelli che ci governano. La burocrazia ci ha strozzato e ci hanno strozzato soprattutto le tasse che dovevamo pagare e gli adempimenti che dovevamo svolgere ogni giorno. Anche questo vuole essere un documento per far capire a tutti che per fare certe cose un tempo ne valeva la pena, adesso non ne vale più la pena. Prego, Daniel, procedi. Tanto puoi fare tu che io filmo mentre tu lavori. Come potete vedere c'era un po' di storia di tanti e vari enti pubblici che hanno, come dire, acquistato nel tempo e rottamato nel tempo migliaia e migliaia e migliaia di macchine elettroniche di ogni tipo che hanno fatto la fortuna e la sfortuna di tante aziende, in questo caso la sfortuna della nostra e la ricchezza di altre. Questo è solo quello che rimane di un cumulo immenso di materie che praticamente riempiva tutto questo magazzino che state vedendo e di cui adesso questo è praticamente quello che rimane. Potete vedere c'è un po' di tutto, ormai è tutto materiale che non si usa più e che andrà recuperato o, come più si usa qua, smaltito. Anni e anni di lavoro, carichi e scarichi. Che andranno a finire in uno dei nostri mezzi potentissimi che ci aspetta qua fuori. Se chiusura elettronica, che l'aveva fatta Daniele? Vabbè, la inquadrare perché questa è degna di essere. Notate i dettagli di questa chiusura di metà magazzino, che sono una vera e propria opera d'arte. Vai, vai, no. Come potete vedere, chiusura elettronica a norme CEI.